Benissimo. Perfetto. Allora, lei ieri sera in realtà ha ricevuto una chiamata da Roma del Presidente del Consiglio Conte, che la riceverà domani insieme al Ministro dell'Economia Gualtieri, alla Ministra dell'Interno Lamorgese e al Presidente della Regione Sicilia Musumeci. Sì, è vero, ma la telefonata è stata ieri mattina, mentre che rimpasso la riunione per decidere come dovevamo fare l'organizzazione dello sciopero generale. Lo sciopero generale è stato sospeso perché aspettiamo praticamente i risultati di Roma per poi capire se sospenderlo o farlo effettivamente. Ecco, ci sono giornali che oggi la criticano molto. La Verità, per esempio, dice che tutto sommato lei si è un po' si è seduto sugli allori, tutto sommato, no? Avrebbe potuto essere un po' più battagliero. Ecco, così sostiene La Verità e invece si è accontentato, dice, doveva farsi martello e invece è diventato incudine. Così gioca, insomma. Sì, vabbè, la verità praticamente è normale che deve dire questo, anche perché non vive la realtà di Lampedusa e quindi pensano loro che il problema delle migrazioni è un problema di slogan, non che è un problema reale che va affrontato realmente senza nessun messaggio e senza nessun slogan da fare agli italiani. Ecco, però lei si occupa, diciamo così, l'allarme in questi giorni c'è stato perché l'hotspot di Lampedusa che potrebbe ospitare, adesso guardo, avevo letto circa 190. ecco, 190 persone, invece ne ha più di 1000 e quindi la situazione è ingestibile. Tuttavia, c'è una cosa che non mi è ben chiara. E ha a che vedere, diciamo così, con le ricadute economiche sull'isola che invece vengono richiamate e lamentate da più parti. Perché la stagione turistica sembra invece essere andata tutto sommato molto bene. Ma non lo so chi la definisce che la stagione turistica è andata tutto bene, anche perché ecco, questo è un problema che c'è gente che segue i numeri, però perché non conosce i numeri reali di Lampedusa e quindi parla a sproposito, non parla mai con cognizione di causa. Allora io posso dire praticamente che cosa sta succedendo ora nel mese di settembre e cosa è successo nel mese di agosto, quando ci sono stati annunci e quando ci sono state praticamente certe fake news che sono andate avanti per l'Italia e per una campagna spietata fatta nei confronti dell'isola di Lampedusa perché serviva a un certo tipo di speculazione politica per fare campagna elettorale in altri posti. Forse la stagione, il mese di agosto, si poteva riprendere, ma il mese di settembre anche, ma con questa campagna pubblicitaria è finito che praticamente stiamo avendo delle perdite non indifferenti. C'è molta gente che si inganna sul problema dei numeri, non considera quanti militari vengono ogni giorno su Lampedusa con l'aereo di linea, che vengono conteggiati praticamente sul numero dei passeggeri in arrivo a Lampedusa e nessuno sa o fa finta di non sapere quanti voli in meno ci sono rispetto all'anno successivo. Il problema è che io uso la parola emergenza e questa parola emergenza scandalizza un po' di persone, però non capisce quanti sono le cose messe insieme che provocano un'emergenza che è quello che richiedo io, che si deve parlare praticamente del tappeto di imbarcazioni che c'è all'interno del porto, l'inquinamento che provocano praticamente gli oli e il gasolio quando arrivano queste imbarcazioni. Dobbiamo parlare praticamente di tutto l'anno, quanti danni fanno i pescatori perché una marea di imbarcazioni sono state affondate all'interno delle rocce 12 miglia e ogni giorno ci sono pescatori che spaccano reti per un importo di 2.000-2.500 euro. E questa è una cosa che Quindi fondamentalmente il problema non sono tanto le persone, ma è la gestione, mi sembra non ragionata e fatta insomma un po' alla carlona, se mi passa il termine, di tutto ciò che sta intorno a questa vicenda.
no? Il problema dei numeri è, se lei guarda le statistiche, non esiste in un posto che in un giorno ci sono, cioè in 2 giorni 57 sbarchi. Io vorrei sfidare a chiunque a trovare un numero così alto di sbarchi in due giornate. Poi che si fa la speculazione perché si pensa che questa richiesta sia una richiesta, come si dice, avventata, però i numeri del Ministero degli Interni parlano di 18.000, credo, sbarchi di persone arrivate. Di questi 18.000, 12.000 sono arrivati solo a Lampedusa. Ecco, per l'Italia non c'è un'emergenza, ma per Lampedusa c'è l'emergenza. Sì, E ma come si fa a dire dalle praticamente che sue tutta la parole, mia... mi sembra di capire che sia più appunto o un problema ambientale perché non si sa come smaltire queste barche o questi oli, o un problema di posti aerei che si riempiono e quindi li sottraggono ai turisti. Cioè, non è tanto un problema dell'emigrazione in sé, ma quanto di tutto il contorno. Sa perché vorrei capire bene questo aspetto? Volevo dire questo, mi scusi, l'accoglienza, noi siamo abilitati a fare l'accoglienza a 200.000 al A giorno. 200? Se all'interno 200 Sì. persone al giorno all'interno del centro d'accoglienza, se noi per 2 mesi consecutivi ne abbiamo portati 1.200, 1.500, come si fa a dire che non c'è l'emergenza sanitaria e l'emergenza problema di ordine pubblico? No, 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 Come dire certo, ma lei ha tutto il diritto, anzi, di dirlo. La mia domanda era, e la mia richiesta di ulteriori specificazioni era finalizzata a cercare di capire un altro aspetto di questa vicenda, perché oggi la stampa sostiene che in realtà domani mattina, quando incontrerete Conte, credo che sia domani mattina fissato l'incontro, no? O domani pomeriggio? aspettiamo l'orario, Ok, aspettiamo. ancora non avete l'orario. Insomma, comunque domani quando vedrete Conte, l'offerta che vi sarà fatta sarà sostanzialmente di un'isola Porto Franco, che in soldoni vuol dire esattamente questo, cioè esenzione da alcune tasse e rinvio di altre. Ma non è, le Così richieste che dice la sono stampa. state... No, ma la stampa, ognuno può dire quello che vuole. La mia richiesta inviata ma molto tempo fa, non ieri, è una serie. Allora, porto un esempio. Nel 2011 il governo Berlusconi ha fatto la sospensione delle tasse su Lampedusa per l'emergenza del 2011. Questi sono quelli che mi criticano e mi dicono per quale motivo parli di emergenza. Poi, per esempio, quando uno fa un po' di dietrologia, si scorda facilmente che c'era un ministro che era della Lega che voleva praticamente fare diventare Lampedusa un hub per i rimpatri dei migranti, costruendo un altro centro a Ponente dove doveva contenere 5.000 persone. Cioè, lasciamo il problema della storia, passiamo alle cose reali. Il problema è che... No, è tutto, le tasse che avevamo sospese sono state prorogate fino al 2017. Nel 2017 cambia l'amministrazione comunale e questa proroga sulle tasse non avviene più perché c'è un problema politico. Quindi, dopodiché noi è dal 2017 ad oggi che aspettiamo praticamente le cartelle esattoriali con gli interessi e con la mora. Significa praticamente che non solo perché non ci sono le modalità di rientro. Sì. Lei pensi che queste cose sono state fatte praticamente da un governo di centrodestra? Dopodiché a noi non ci ha mai favorito nessuno e nessuno ci ha dato mai niente a Lampedusa. Abbiamo chiesto come rientrare perché se arrivavano le cartelle esattoriali, noi potevamo addirittura rottamarle come hanno fatto tutti gli italiani, ma non c'è stato possibile. Ora chiediamo praticamente la modalità di rientro. Allora, io voglio intanto presentare anche gli